28, vero Presidente? Emendamento numero 8, consigliere Celli. Grazie Presidente. Questo è l'emendamento appunto che veniva modificato dal subemendamento che abbiamo appena trattato. Questo emendamento prevede appunto che le percentuali di occupazione di suolo pubblico permesse nel sito UNESCO vengono elevate al 50% e all'80% nel resto della città, insomma. Quindi noi riteniamo, insomma, anche perché noi giriamo per Roma, Roma non è solo movida e soprattutto non è mala movida, la città è deserta per chi la può vedere, e si aggira per il centro storico, ci sono molti esercizi che hanno scelto di rimanere chiusi perché non hanno turisti, nel centro storico ci sono pochi residenti, evidentemente lo smart working impone delle misure di sicurezza che impattano anche i ristoranti, le pizzerie e i bar. Per questo motivo riteniamo che la perdita di coperti all'interno dei locali, anche per la paura umana che può derivare da questo fenomeno, vada compensata con una superficie adeguata, ripeto, sempre nella temporaneità di questo provvedimento. Noi non stiamo qui citando un provvedimento che è permanente, ma un provvedimento temporaneo necessario per salvaguardare attività produttive e per salvare posti di lavoro. Ora, se verrà usato più suolo pubblico, sempre nel rispetto della sicurezza, noi pensiamo che sia una cosa veramente, dal punto di vista umano, necessaria da portare avanti. E in questo senso va questo emendamento. Grazie.